Allora, questa mattina la dedichiamo a questo algoritmo di ordinamento merge sort di cui abbiamo già accennato l'esistenza la settimana scorsa e che è il primo, e dico anche l'unico che vedremo in dettaglio, algoritmo di ordinamento di tipo ricorsivo. No? Quindi lo vediamo, abbiamo capito cos'è l'ordinamento la settimana scorsa, abbiamo capito che si fa in modi diversi, cerchiamo di capire un po' meglio cosa la ricorsione ci può dare a questo problema, no? Ci può dare come vantaggio per la risoluzione di questi tipi di problemi. Gli algoritmi che abbiamo visto la volta scorsa erano semplici, intuitivi, facili da capire, peccato che fossero tutti algoritmi con complessità n quadro o di n quadro, che va bene se devo ordinare una manciata di dati, un po' meno bene se devo ordinare qualche migliaio o decine di migliaia di dati. Allora, vediamo, scusate, come si può affrontare, ci sono tanti algoritmi di ordinamento ricorsivi, noi vedremo questo, uno perché, diciamo così, è abbastanza facile da capire, ha qualche intoppino nell'implementazione, ma come sempre, e l'altro motivo per cui lo vediamo ve lo svelo alla fine. Il merge sort si basa su una constatazione. Quindi prima di andare a vedere come è fatto l'algoritmo, che è nella slide dopo, chiediamoci una cosa. Se io avessi, facciamo l'analogia del mazzo di carte, no? Ma questo mazzo di carte generale in cui non sappiamo a priori quali carte ci siano. Mi dai un mazzo di carte e devi metterlo in ordine. E beh, questo non è banale, no? Ma io cambio leggermente il problema e ti dico, io non ti do un mazzo di carte, ti do due mezzi mazzi di carte, due mazzetti, non necessariamente devono essere uguali come dimensione, non necessariamente devono avere lo stesso numero di carte, ma quello che ti dico è che questi due mazzetti sono già ordinati, sono già in ordine. Ok? Il primo mazzetto è in ordine, il secondo è in ordine. Siamo capaci a sfruttare questa informazione? Oppure mi dai due mazzetti, sai che sono ordinati, vabbè, chi se frega, li metto insieme, rimescolo tutto e ricomincio da capo e applico un n quadro. No, non voglio far così. Se io avessi due, proprio fisicamente, proviamo a immaginarcelo, se voi aveste due pile, ma io lo faccio tutte le volte che ho i compiti da correggere, no? Hai delle pile che sono già magari ordinate perché le ordini, hai tante aule, no? In cui ci sono, hai diviso gli studenti e quindi ogni aula ha un frammento di ordine alfabetico, le ordini separatamente, poi cerchi di mettere insieme in una pila unica, no? Poi ti spari quando vedi che sono tanti, no? Come procederemmo? Beh, io prenderei due mazzi a faccia in su e guardo la prima carta, giusto? E dico, ok, tra le due prime carte, quale devo prendere per prima? Pensiamo concettualmente a un selection sort. Cosa fa il selection sort? Dato l'insieme, ad ogni passo, dato l'insieme di tutti i possibili valori, ogni volta deve trovare il minimo. Okay? Il minimo tra il primo mazzo e il minimo tra il secondo mazzo. Ma il minimo tra il primo mazzo, se è vero che il primo mazzo è ordinato, è il primo elemento, è la prima carta. Se no non sarebbe ordinato. E il minimo del secondo mazzo è ovviamente la prima carta del secondo mazzo. Quindi trovare il minimo in un insieme non ordinato, un'operazione ODN, devo guardarmi tutti gli elementi, trovare il minimo in un insieme già ordinato è un'operazione ODI1, guardo il primo. Ok? Allora, se io ho due vettori già ordinati e voglio costruire un terzo vettore che contiene l'insieme dei numeri presenti, dei valori presenti nei due vettori, mettendoli in ordine, il primo elemento del terzo vettore, del risultato, sarà sicuramente o il primo elemento del primo vettore o il primo elemento del secondo vettore, a seconda di quale dei due sia minore. Minore nel senso del compare, no? E il primo è facile. E il secondo? E il secondo elemento del terzo vettore sarà
il più piccolo tra i primi elementi, di nuovo del primo e secondo vettore, escluso quello che abbiamo già messo, escluso quello che abbiamo già copiato. Allora, partiamo da qua, partiamo da supporre di avere già due vettori parzialmente, non parzialmente, due vettori ordinati, un vettore, io qui ho messo dei numeri interi tanto per ragionare sull'algoritmo, poi lo faremo bene, in modo generico. Se io ho due vettori A e B, in cui ci ho messo i numeri interi più o meno a caso, ma se guardate A vedete che è ordinato, se guardate B vedete che è ordinato. Poi i numeri di A e di B chiaramente sono in qualche modo interlacciati, no? Se vabbè, a colpo d'occhio si vede, devo fare 1, 2, 2, poi 3, 3, 4, 5, poi 6, 8, no, 7 c'è sotto. Ho anche dei valori ripetuti. Va bene, noi sappiamo che quando facciamo gli ordinamenti la chiave di ordinamento potrebbe non essere univoca, ma non ci spaventa questo, no? Vorrà dire che ci sono più elementi nel risultato che hanno lo stesso valore. Allora, come facciamo a mettere insieme, io qua ho fatto una chiamata, un'ipotetica funzione merge sorted, fondi tra di loro due vettori i quali sono già ordinati, no? Questo sarebbe il senso del nome che ho dato a questa funzione. Facciamo una fusione di due vettori che sono già ordinati dentro un C e dammi un vettore C. E poi vai, lo stampo. Il vettore ha una lunghezza diversa e non è vero che bisogna prendere il primo di qua, poi il primo di là, poi il secondo di qua, poi il secondo di là, in modo alternativo. No? Forse l'esempio sembrerebbe proprio che faccia così, ma noi lo cambiamo perché non ci piace. Che ne so, possiamo dire che scambiamo questo 5 con questo 6, allora lo prendo da sotto, poi da B, poi da A, poi di nuovo da B, poi da A, poi di nuovo da B, poi da A, poi di nuovo da A, poi da B di nuovo, poi di nuovo da A, cioè vado avanti e indietro in un modo non prevedibile. Allora, come possiamo scrivere questa funzione merge sorted? Proviamoci. No? Proviamo a applicare l'idea che il primo elemento di C sarà uguale o questo o questo. In questo caso quello di B. Perché? Perché è più piccolo. Allora, io fatemela chiamare 2, solo perché l'altra l'avevo già fatta ieri e non vale. E la scriviamo qua sotto. Come sempre, quando parliamo di ordinamenti lo facciamo sul vettore di interi, poi dopo l'implementazione fatta bene la faremo sui tipi generici. Ok? Questo è ciò che vogliamo fare, prendere due vettori che mi dicono già essere ordinati e fondere gli elementi, no? Da qui il nome merge, fondere tra di loro i due vettori per ottenerne uno unico lungo il doppio, lungo quanto la somma dei due. Quindi il mio risultato che dovrò restituire sarà un nuovo vettore che ha quanti elementi? Beh, il numero di elementi di A più il numero di elementi di B. No? Questo è il mio risultato che devo calcolare. Quindi alla fine sarò contento di fare un return di questo result. Il problema è solo calcolarlo. Qui, quando parliamo degli ordinamenti, io uso l'array come tipo nativo di Java, non sto usando le collection. No? Uno per brevità di sintassi, due perché sono sicuro, cioè, ragioniamo direttamente sull'accesso ai singoli elementi. Quando io ho una collection e faccio get, a seconda di cosa sia quella collection, quell'operazione di get può avere una complessità o di uno, forse un array list,
get per prendere l'iesimo elemento, no? Ma potrebbe essere ODN se fosse una linked list. Ma qui negli ordinamenti si presuppone sempre l'accesso diretto e non sequenziale agli elementi. Quindi per essere più esplicito qua uso dei vettori direttamente. Ma ovviamente le stesse cose e nelle librerie sono implementate usando delle liste, non. Quindi poi nella pratica l'uso dei vettori, di questa sintassi dei vettori che è un po' innaturale per chi mastica Java, diciamo così, è meno frequente di quanto facciamo noi in queste due o tre lezioni dedicate agli ordinamenti. Ok, allora diciamo, il primo passo è controlla A di 0 e B di 0, e il più piccolo dei due copialo in C di 0. E poi ripeti. Se ho copiato A di 0 dentro C di 0, allora dovrò a questo punto prendere, confrontare A di 1, che è il primo che non ho ancora visto di A, con B di 0 di nuovo, perché poverino ha perso il primo confronto, ma non è che lo uccido, lo tengo ancora lì, magari vince il secondo confronto. Quindi io in ogni istante ho tre indici da gestire. L'indice in A, l'indice in B e l'indice in C, l'indice del vettore C. E ad ogni istante mi chiederò, allora, se l'elemento di A che devo considerare è minore dell'elemento di B che devo considerare, quindi A e B sono i vettori, i A e B sono degli indici all'interno dei vettori rispettivi. Quindi la prima volta confronto A di 0 con B di 0. Se A di 0 è più piccolo di B di 0, è lui che deve essere copiato. Se A di 0 non è più piccolo, allora sarà B che dovrà essere copiato. Okay? Copiato, cioè? Cioè metto dentro C A, l'elemento che sta in punta ad A. Scusate, non è C, result. Altrimenti dentro result di C ci dovrò mettere B. Giusto? Questo è il cuore dell'idea. Dopodiché questo va ripetuto. Va ripetuto finché ci sono elementi di A e di B. Ok? Per passare all'elemento successivo, ovviamente, se ho copiato l'elemento A di 0, dovrò confrontare non più A di 0, ma A di 1. Quindi, dopo che ho copiato un elemento, incremento l'indice corrispondente. E idem, qua ho copiato B di 0, allora vuol dire che l'indice che va a leggere il prossimo elemento da copiare dentro B diventerà 1. E poi diventerà 2, e così via. E dopo che ho copiato gli elementi, il mio caro IC può essere incrementato. Perché oramai dentro result di 0 ci ho messo il suo valore. Il prossimo passo sarà chiedermi cosa mettere dentro result di 1, e poi di 2, e poi di 3. Quindi, come vedete, eseguendo questo codice, io confronto ogni volta i due elementi, i due minimi dei pezzi di vettore che non ho ancora considerato. Scelgo qual è il minimo tra i due, lo copio dentro C. Ad ogni volta che passo da questo codice, vado avanti di una posizione nel vettore C del risultato e contemporaneamente vado avanti in una posizione o nel vettore A o nel vettore B, mai in tutti e due. Tutto questo lo ripeto fino a quando? Finché non vado a sbattere contro la fine del vettore. Mi piacerebbe, poi voi mi trovate il baco, scrivere così, finché non ho riempito tutto il vettore C, IC minore result.length. IC parte da 0. E mi dice quali sono le celle del risultato che sto riempiendo.
vado avanti, 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 ogni volta aggiungo una cella nuova, quando, e ripeto questo, no? Oh, perdono, l'IC mi è scappato, è dentro il ciclo, se no giriamo qua all'infinito e il caffè si raffredda. Ogni volta si incrementa IC e quando IC ha raggiunto la lunghezza del vettore risultato vuol dire che ho finito di metterci dentro tutti quelli che devo metterci. Concettualmente è quello che voglio fare. C'è un problemino per cui questo non funziona. Qualcuno ha delle idee? È un problema pratico. Pratico, insomma. Di questo confronto qua. Noi abbiamo ragionato sull'inizio dei vettori, proviamo a ragionare sulla fine di questo ciclo. Devono avere? Il vettore più corto primato mi va bene. Il problema è che uno dei due vettori finisco gli elementi prima dell'altro. Che è normale, è ovvio. Uno dei due finirà prima dell'altro. Il problema è che quando uno dei due è finito, supponiamo che finisca prima A, non perché è più corto, ma perché gli elementi più grandi sono in B, A di A non lo posso più scrivere. Mi darebbe un null pointer, no? Perché I, no, index out of range mi darebbe, perché è un vettore. Perché IA sarebbe già uguale a A.length. Ho letto tutti gli elementi di A e quindi non posso più confrontare il prossimo elemento di B con il prossimo elemento di A che non c'è. Quando cerco di accedere in quel vettore al primo elemento che non c'è, una martellata sulle unghie, no? Mi dà l'eccezione di Java. Non c'è, non posso. Posso fare questo, diciamo, passo generico di confronto, ha senso solamente finché sono nel vivo di ambo i vettori A e B. Quando uno dei due finisce, l'idea continua a essere valida, ma questo codice qui non lo posso più usare. Allora, diciamo che modifichiamo un pochino questa condizione, diciamo che vado avanti finché ci sono ancora elementi da mangiare in A e ci sono ancora elementi da mangiare in B. Così sono tranquillo. I A e B partono da zero, vanno avanti con la loro velocità reciproca a seconda dei valori che ci sono, e se entrambi, i A e B, sono ancora minori delle rispettive lunghezze, vuol dire che sono dentro il vettore, allora posso andare avanti. Perché sono sicuro che questo confronto possa essere fatto, perché gli elementi A di IA e B di IB esistono in quanto IA e IB sono ancora all'interno del rispettivo vettore. Quindi così non si pianta. Il problema è che questo ciclo termina quando il primo dei due vettori finisce. E allora, vediamo il nostro esempietto, vorrà dire che in questo caso il vettore che si esaurisce prima è il vettore A, perché dopo aver copiato 11, 11 e 12, dal vettore A ho copiato tutto e rimangono ancora degli elementi di B. Una coda da esaurire di uno dei due vettori. È come se nell'analogia dei nostri mazzi di carte uno dei due mazzetti fosse finito. Ma allora diventa facile. Devo prendere il mazzetto rimanente e lo schiaffare in coda. Lo aggiungo in fondo. C'è solo più lui, è ordinato e di sicuro i suoi elementi sono tutti maggiori di quelli che avevo già messo, e allora lo metto in fondo senza neanche più guardare gli elementi. Giusto? Quindi quando esaurisco uno dei due mazzi, gli elementi restanti dell'altro mazzo, pardon, vettore, sono semplicemente da accodare a quelli precedenti, copiarli così come sono, nello stesso ordine. È ovvio che in generale non so se esaurirò A o B prima. Però, diciamo così, per semplicità gli posso dire, vabbè, esauriamo la coda di A, se c'è una coda da esaurire. Come? Vabbè, finché ci sono degli elementi ancora da leggere in A, tranquillamente copiali in C.
giusto? IA era arrivato fino a un certo punto. E poi se c'è ancora gli elementi, quindi se IA non era ancora arrivato alla fine del vettore, il che significa che il mazzo che mi è avanzato era il mazzo A, se questo minore è vero, allora prendo gli elementi di A e li copio dentro il risultato. E poi esaurisco la coda di B. Basta sostituire al posto di A, B ovunque compaia. E non è BA, B.length. Allora, di questi due cicli while che ho scritto, ne verrà eseguito sempre solamente uno dei due. Potrei anche metterci un if davanti per dire allora, se ho finito A, allora esaurisci B, se ho finito B, allora esaurisci A. Non serve a niente perché in realtà quel while lì fa già un if, no? Il while controlla la condizione prima di entrare, quindi è inutile complicarmi il codice. Vedete che qua abbiamo delle condizioni, guardiamolo dal punto di vista booleano. Io so che questa condizione, se esco da questo while, è diventata falsa. Un AND di due cose che è falso. Vuol dire che o è falsa la prima, o è falsa la seconda, o entrambe. Entrambe non può essere perché l'indice A e l'indice B li cambio uno per volta e quindi non possono diventare false entrambe se la iterazione precedente erano vere entrambe. Allora un AND di due condizioni che diventa falso e quindi una delle due condizioni è falsa. Dire una delle due condizioni è falsa significa, visto che queste condizioni sono identiche a quelle sopra, vuol dire che uno di questi due while non viene eseguito. Quale sia, non lo so. Lo saprò a runtime, quando avrò gli elementi. Ma di sicuro non posso entrare in entrambi. Se non so, per assurdo, ecco, ragionamento per assurdo, entrassi in entrambi i while vuol dire che questo pezzo di condizione è vero, al momento in cui sono arrivato qua, e quell'altro pezzo di condizione è vero, ma allora se fossero entrambi veri non sarei uscito da questo while. Non si scappa. La logica... E ho finito. Quindi, qual è la complessità di questa bestia qua? Secondo me è ODN. Perché questo ciclo Y, vedete qua, la vera condizione che avevamo è finché i C è minore della lunghezza del vettore C, e del vettore risultato. Questo ciclo Y sopra non può mai essere eseguito più volte del numero di elementi totali. E quelli sotto sono piccolini e vanno solamente a esaurire un pezzo di coda. Non ci sono cicli annidati che mi possono dare un n quadro di complessità. Quindi la fusione di due vettori ordinati si può implementare, ad esempio così, in un tempo di complessità O di n, che è anche un teta di n, perché in realtà qui non ci sono scorciatoie, le operazioni le fa tutte. Non ci sono casi particolari, perché gli elementi devono essere comunque ricopiati in un vettore diverso, quindi meno di O di n, che è il tempo della copia, non posso avere. Quindi è un bel teta di n. Poi magari funziona o no, adesso lo vediamo. Noi avevamo il nostro run test che prendeva questi due vettori e chiamavamo questa funzione merge sorted, proviamo a vedere. Questo qui, aspetta, magari va, ma non adesso, array out of bound exception. BDB, grazie. Copia e incolla, ha colpito ancora. Quindi, sembra che abbiamo vinto noi anche stavolta. Allora, riassumendo, abbiamo fatto l'algoritmo di ordinamento, no, col cavolo, col piffero proprio, cioè abbiamo fatto l'algoritmo di ordinamento se ci hanno già dato metà del lavoro fatto. Ma a questo punto ci viene in aiuto la ricorsione.
Possiamo costruire un castello di carte ricorsivo che nel singolo passo usi questo? La logica ricorsiva dice: hai un insieme di numeri da ordinare, allora ricorsivamente ordina la metà di sinistra, come non lo so, ma è un problema delle ricorsioni successive, ordina la metà destra e poi, una volta che le hai ordinate, fai questa cosa qui, per rimettere insieme le due metà ordinate in un unico vettore. No? Possiamo provarci? E il disegno è questo. Ho un vettore, lo divido in due metà, ricorsivamente dico ordina la metà di sinistra e per magia, puff, salta fuori un vettore ordinato. Poi dico ordina la metà di destra e la ricorsione me lo fa. Quando ho le due metà le ricombino, vedete che l'ultimo passo, questo combine, è esattamente ciò che abbiamo fatto. Ho preso due vettori ordinati ciascuno, e il primo elemento era il 2, cioè dal vettore B, poi c'era un 4, cioè all'inizio del vettore A, poi c'era il 5 che era ripetuto, quindi ho preso due volte, o di qua o di là, non lo so, e così via. Quindi questa è l'idea alla base del merge sort. Riconoscere che sono capace a fare in tempo ragionevole, ODN, la combinazione, la fusione di due vettori ordinati e usarlo come base per il passaggio di ricombinazione di un algoritmo ricorsivo. Questo è un algoritmo ricorsivo un po' strano, per dire, nel senso che tutto il lavoro viene fatto nel passaggio di combinazione e non nel passaggio di divisione. Il passaggio di divisione è cretino, taglio a metà e poi passo ricorsivamente sotto. Ovviamente dovremmo anche considerare il caso terminale. Il caso terminale qual è? Quello in cui il vettore ha un elemento solo oppure zero elementi e quindi è già ordinato. Se no la ricorsione andrebbe avanti come sempre all'infinito. Il passo di divide è, dicevo, semplice, banale. Prendo un vettore che ha un certo numero di elementi e lo divido in due parti. Non è necessario che le due parti abbiano la stessa dimensione. Il nostro algoritmo di fusione, quello che abbiamo appena fatto funzionare, lavorava con due vettori in cui uno era un pochino più lungo dell'altro. Non gli ha dato particolari problemi. Quindi il passo di taglio può essere fatto, il punto di taglio può essere scelto a piacere. Se lo scelgo a metà, però sono più furbo, perché riduco il numero di livelli di chiamate ricorsive che dovrò fare. Perché ciò? Ma provate a immaginare la strategia opposta. Divido non a metà, ma uno da una parte e tutti gli altri dall'altra. Anziché tagliare n mezzi e n mezzi, tagliassimo 1 e n meno 1. E a questo punto la parte 1 si risolve facilmente, ma la parte n meno 1 ricorsivamente la devo riconsiderare e la taglierò in 1 e in n meno 2 e in 1 e in n meno 3 e il numero di livelli di chiamate ricorsive annidate sarà pari a n. E poi altrettanto per la ricombinazione. Quindi avrò un albero di ricorsione molto più profondo, con molti più livelli. E il numero di chiamate, poiché ne faccio due per ogni livello, se i livelli sono più alti, esponenzialmente cresce il numero di chiamate, può crescere. Quindi, normalmente, ma così come per la ricerca dicotomica che facevamo la settimana scorsa, se taglio a metà, di solito ho le soluzioni ottimali. Perché ogni volta butto via metà, non butto via solo una frazioncina di un elemento che mi dava fastidio. Quindi, normalmente a meno di motivi diversi, cioè conoscenza a priori di qualche proprietà dei dati, ma il punto di taglio più logico, più efficace, è quello al centro. O vicino al centro, che poi dipende se gli elementi sono pari o dispari, non è detto che il centro riesca a trovarlo, no? A dividere in due metà esattamente uguali, ma fa lo stesso.
cerchiamo di stare vicino al centro in modo da avere il minimo numero di chiamate ricorsive. Qui ci sono le lettere P, R, Q che stanno a indicare che in realtà questa divisione non è detto che sia una divisione fisica, cioè prendo gli elementi e li copio in vettori diversi, ma sono di fatto intervalli diversi dello stesso vettore delimitati da indici, da lì a lì, no? L'avevamo già fatto per la cerca dicotomica, non vado a tagliare il vettore, ma vado a ricordarmi l'A, B, C, punto di inizio, punto di fine, punto di mezzo. E qui la stessa cosa. La condizione di terminazione, no, ricordate che in ogni algoritmo ricorsivo ci sono sempre quattro passi. Divisione, anzi prima, terminazione, divisione, ricorsione e combinazione. Ricombinazione dei risultati. La terminazione è facile, nel senso che se ho un elemento solo, oppure addirittura non ho più nessun elemento, vabbè, il vettore è qualunque vettore di 0 o 1 elementi è ordinato, punto, e quindi non devo fare nulla. E poi c'è il passo di ricombinazione, che è quello che abbiamo appena fatto, che con lungimiranza abbiamo fatto questa mattina. E sembra un po' strano, non ci mi accorgo un attimo, io gli elementi non li sto mai scambiando, confrontando nella fase di ricorsione, solamente nella fase di ricombinazione. Sembra un po' strano, no? Perché tu chiami una funzione ricorsiva e ti dà due vettori già ordinati. Ma come ha fatto a ordinarli? Se la condizione di terminazione non è altro che ho trovato un vettore vuoto e ritorno. Perché tutto il lavoro viene fatto ricombinando pezzettini. A un certo punto ricorsivamente avrò due vettori di un elemento, giù 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 nella ricorsione, e questi due vettori di un elemento verranno ricombinati o così o così. E quindi è lì che avviene l'ordinamento vero e proprio, nella ricombinazione partendo dalle dai vettori più piccoli, quelli di un elemento o di zero elementi. Poi questi di 1, 2, 0, 1 elementi si combinano in vettori da 2 e allora torno su, ne ho due di qua, due di là e verranno messi insieme nel modo corretto. E quindi ai livelli superiori sembra che appaia la magia, taglio il vettore a metà e mi tornano le due metà già ordinate. Perché in realtà il lavoro l'hanno fatto lo fanno sempre in fondo il lavoro, no? I più nascosti. Allora abbiamo detto e l'abbiamo visto che l'algoritmo di ricombinazione lo sappiamo fare, l'abbiamo appena fatto, è una complessità lineare. Allora, visto questo, il nostro algoritmo di ordinamento, questo a livello di pseudocodice, è fatto da queste 5 righe. Molto semplice. Più da scrivere che da capire, come sempre. If P minore di R. Cioè, sono nel caso terminale, se P è uguale a R o P è maggiore di R o 0 oppure 1 elementi, non devo fare nulla. Il vettore A è già ordinato, il pezzo di vettore A che devo ordinare, quello che va da P a R, è già ordinato. Se P è minore di R, allora ho un vettore che ha lunghezza maggiore di 1 e allora lo devo ordinare. Trovo il punto medio. P più R diviso 2, questo simbolo significa prendo la parte intera, l'intero inferiore, e ricorsivamente, vedete mersor della stessa funzione, ricorsivamente chiamo la stessa funzione sulla prima parte del vettore, da P al punto medio, e sulla seconda parte del vettore, dal punto medio più 1, la cella successiva, alla fine del vettore, della parte di vettore che ricorsivamente mi era stata assegnata. Quindi qua ricorsione pura, lo stesso codice della ricerca dicotomica. Ma dopo prendo, uso questa funzione merge, che è un po' diversa come dalla nostra, come interfaccia, come chiamata, perché noi avevamo, quella che abbiamo appena scritto, riceveva come parametri due vettori diversi e ne creava un terzo. Qui riceve un vettore solo e poi riceve una manciata di indici per dirgli quali sono i pezzi del vettore che deve considerare, no? Quindi è un pochino più contorta da leggere, ma la sostanza è la stessa. Deve riordinare il pezzo di vettore che va da P a R, assumendo che la prima metà da P a Q sia ordinata,
di per sé, e la seconda metà da Q più 1 a R si è ordinata di per sé. Fa la stessa cosa, solo che lo fa con dei pezzi dati di un vettore esistente anziché con due vettori separati. Un po' più contorto da vedere nel codice, ma l'idea è esattamente la stessa. Fine. Questo è il nostro algoritmo di ordinamento. Tutto il lavoro ovviamente lo fa la procedura di fusione, ma che qui fa vedere a livello di pseudocodice, ma noi ce l'abbiamo già implementata di là, no? I nomi delle variabili e degli indici sono diversi, ma esattamente lo stesso codice, no? Finché sono dentro il primo vettore e dentro il secondo, controllo i primi due elementi e li copio in un vettore risultato incrementando gli indici. E poi quando ho finito vado a svuotare la coda o dell'uno o dell'altro. Questo l'ho copiato dal libro tale quale, da un libro tale quale. L'unica cosa che purtroppo il Mersort deve fare è che quando fa l'operazione di fusione è obbligato ad appoggiarsi su un vettore diverso. Cioè, anche se nella parte di divisione lavoro sempre sul vettore A con gli indici, quando faccio la fusione non posso farla sovrascrivendo gli stessi elementi. Perché se per caso capita che il primo elemento che devo prendere è quello diciamo, di B, non posso andare a scriverlo sopra il primo elemento di A. E sarebbe anche stupido andare a spostarli tutti. E allora, di fatto, si fa la fusione in un vettore d'appoggio, che qui in questo pseudocodice si chiamava B, e alla fine si riversa il contenuto di B nel pezzo giusto di A. Che è un lavoro in più, devo comunque fare questo riversamento, ma sempre dentro l'ODN sto, quindi non mi cambia la complessità. Ok? Allora, poi vediamo il codice, ragioniamo solo un attimo sulla complessità. Allora, quali sono le complessità di questo, di queste 5 righe? Terminazione, divisione, ricorsione, fusione. Allora, terminazione ho di 1, controllo se la dimensione del vettore è uguale a 1, 0. La divisione è di fatto faccio A più B diviso 2, punto medio, costante, o di 1. La ricorsione, famoso rapporto AB, divido in A problemi di dimensione B più piccoli. A uguale 2, B uguale 2. Giusto? Due problemi di dimensione metà rispetto a quello originario. Quindi 2 T di n mezzi. È la complessità dei passi di ricorsione, perché faccio due volte la chiamata alla stessa funzione, che è complessità t, con una dimensione invece di n mezzi, di un problema a metà. La ricombinazione invece è teta di n, l'unico pa passo in cui facciamo il lavoro. Qui dice attenzione che però in realtà se il numero dispari non sono esattamente due sottoproblemi di n mezzi, ma uno è n mezzi meno 1, l'altro n mezzi più 1, ma questo dettaglio qua non cambia l'analisi di complessità. Allora, poi questo è un lavoro per i matematici che dice se T di n, la complessità della funzione, per n minore o uguale a 1 è 1, per n maggiore di 1 è θ di n, che è il nostro merge, più 2 T di n mezzi, che è il nostro passo ricorsivo. Andiamo a farci un giro, lasciamo lavorare i matematici, quando torniamo hanno trovato che la soluzione a questa equazione alle ricorsioni è n log n, che è quello che volevamo, che è quello che speravamo. La prima volta abbiamo trovato un algoritmo che poi, poverino, è di 5 righe, ma ordina un vettore in complessità meno che quadratica, un n log n. Detto i matematici sono usciti, cerchiamo di capire perché n log n. Allora, pensiamo di avere un vettore da 16 elementi, perché non interessa più capire il perché delle cose, no? Che non... Abbiamo tanti livelli di ricorsione. Ogni volta prendo il vettore, lo taglio a metà. Ho preso 16 perché si può tagliare a metà bene, no? Allora, al primo passo di ricorsione, il vettore da 16 viene tagliato in due metà da 8.
Poi il vettore da 8 viene tagliato in due metà da 4. Il vettore da 4 viene tagliato in due metà da 2, il vettore da 2 viene tagliato in due metà da 1, poi mi fermo perché lì ho la condizione di terminazione. Il lavoro dove lo faccio? Allora, dove faccio il lavoro? Il lavoro lo faccio nelle foglie, dove spendo il teta di 1 per la condizione di terminazione, e nei rami intermedi, dove spendo il teta di n per la ricombinazione. Ok? Allora, quanti teta di 1 ho? Eh beh, se vado a vedere il numero di foglie, il numero di casi terminali che ottengo, è esattamente uguale, in questo caso particolare, in quella dimensione, una potenza di 2, se no inferiore, è esattamente uguale alla dimensione del vettore. Quindi ho n volte un teta di 1, una complessità n, prendendo l'insieme di tutti i casi terminali, ok? Ho una ricorsione dicotomica, ma il numero di casi terminali non è l'esponenziale della dimensione del vettore, è uguale alla dimensione del vettore. È esponenziale rispetto al numero di livelli dell'albero. Facciamo attenzione a qual è l'argomento dell'esponenziale. Il numero di foglie è 2 elevato a 4, e 4 sono i piani di questo albero, perché ogni piano raddoppia il numero di nodi. Quando arrivo alla fine ho 2 elevato a 4, che sono i piani dell'albero, che è uguale al numero di elementi di partenza, quindi è lineare nel numero di elementi del vettore. Quindi ho n, esattamente n foglie, n nodi terminali, che è uguale, in ciascuna delle quali svolgo un lavoro O di 1. Quindi la somma di tutto è un lavoro di complessità pari a n. E beh, quella è la foglia. Dopodiché, ai livelli superiori, qui ho dei vettori da 2, quanti ne ho? 8. 8 casi. In ciascun caso devo fare l'operazione di fusione, di merge. Che complessità ha? Beh, proporzionale a 2, che è la dimensione del vettore che riceve. Ok? Quindi qui faccio un O di 2, O di 2 non vuol dire niente, è un O di n con n uguale a 2 in questo caso. E di nuovo 2, poi di nuovo 2, poi di nuovo 2, come complessità, è lineare ogni singola chiamata della fusione, ma lo faccio 8 volte. E guarda caso, se faccio 8 volte una cosa che è complessità 2, mi ritrovo di nuovo una cosa che è complessità esattamente proporzionale a n. Perché 8 è la metà di n, che era 16. E a livello ancora sopra, beh, io ho 4 nodi, in ciascuno dei quali devo lavorare per la fusione di vettori di dimensione 4. E quindi avrò un O di n con n pari a 4, 4 volte. E quindi di nuovo n fa. E vedete che, come per magia, ad ogni livello ho un numero di, risalendo, vettori più grandi, e quindi il tempo che spendo a fare la fusione di questi vettori più grandi, via via raddoppia, salendo di livello. Ma il numero di chiamate a quel livello si dimezza, perché vado su, l'albero si sfoltisce fino ad arrivare al livello superiore in cui ho una sola operazione di fusione che ha 16 elementi. Quindi per motivi diversi, questo perché quella ultima, queste sotto quelle sono terminali, e queste perché sono quelle intermedie che si vanno via via decimando, anzi dimezzando, ad ogni livello capita che il lavoro, l'entità del lavoro che devo fare, a meno dei dettaglietti sui confronti, sugli incrementi, ma che non cambiano il livello di complessità, il lavoro che devo fare consiste sempre in n operazioni. E quanti livelli ho? Beh, quanti me ne servono per partire da 16 e dimezzarlo a colpi successivi fino a ottenere elementi di 1. Quindi logaritmo in base 2 di n, del numero di elementi. Quindi ho organizzato il lavoro in questo schema. Questo schema lavora su logaritmo in base 2 di n livelli. Questo logaritmo in base 2 vale se taglio a metà. Se non tagliassi a metà non sarebbe logaritmo in base 2. Sarei più stupido. Ma tagliando a metà ottengo logaritmo in base 2, parte l'intero superiore nel caso in cui n non sia una potenza esatta, ma di nuovo sono dettagli, livelli, e in ciascun livello per motivi diversi faccio un lavoro che però è della stessa entità, sommando il lavoro che faccio in tutte le chiamate ricorsive di quel livello lì. Quindi
ho n, log n livelli in cui faccio un lavoro pari a n, il totale di operazioni di lavoro è log n per n. N log n si scrive più in fretta così. Ok? Qui abbiamo vinto qualcosa a complicarci la vita rispetto a un algoritmo semplice. Eh? Ci convince? Forse. Allora, senza stare a reimplementarlo tutto, io vi offro già la soluzione. No, dov'era? Qua, nel progetto sorting, scusate. Aggiungendo a quel progetto sorting che avevate già la settimana scorsa, ho aggiunto una classe che è il merge sort, l'implementazione del merge sort, che non vi avevo ancora dato per non rovinarvi la sorpresa, e metterò sul sito oggi pomeriggio. Ricordate che in quel progetto c'era una classe per ogni tipo di algoritmo che implementava un'interfaccia sort algorithm che avevamo definito parametrica generica, e sort algorithm di fatto richiedeva di implementare un unico metodo sort. Quell'interfaccia conteneva un metodo solo. Allora, come avevamo già fatto in altri casi, il metodo sort di fatto è l'interfaccia esterna, ma poi internamente la funzione ricorsiva è un'altra, che questo ho chiamato recursive sort, e di fatto riceve due parametri in più che sono gli indici, no, della zona all'interno del vettore nella quale deve lavorare. La stessa idea della ricerca dicotomica qua applicata, no? È un problema più complesso. Quindi il lavoro vero lo fa recursive sort, che prende un vettore di elementi t, due limiti inferiore e superiore della parte di vettore che deve ordinare, che sono a e b, e in particolare la documentazione dice che ordina la parte da a a b-1, quindi b sarebbe l'estremo destro escluso. E poi c'è il solito comparatore che ci portiamo dietro perché quando sarà ora di fare confronti ci serve. E questa è la funzione ricorsiva, 5 righe, no? Come sopra. Caso terminale, qui gli indici si chiamano in modo leggermente diverso, però l'idea è sempre la stessa. A uguale B vuol dire che ho un elemento, A uguale B meno 1 vuol dire che ho 0 elementi. No, al contrario, scusate, A uguale B, visto che il vettore va da A a B meno 1, come elementi, A uguale B significa che non ho nessun elemento, mentre quando ho un elemento ho il valore di A, l'elemento che ho è il vettore di A, e poi ho B che è esattamente A più 1, ma l'elemento B è già escluso da quelli che devo ordinare, ok? Quindi B uguale A più 1 o A uguale B meno 1. Caso terminale, 0, 1 elementi. Se no, trovo il punto di mezzo nel modo più stupido, A più B diviso 2, ricorsione da A fino a C escluso e ricorsione da C compreso fino a B escluso. Il mio lavoro che mi hanno dato era quello di lavorare da A compreso a B escluso. Lo divido in due pezzi, da A compreso a C escluso e da C compreso a B escluso. Li ho fatti tutti. Metà del tempo che ci vuole implementare sta roba sta a lottare tra questi concetti incluso, non incluso, sta dentro, sta fuori, l'ho sbagliato due volte prima di farlo giusto. No? Adesso qua sembra facile, lo racconto giusto, ma ci si arriva, ci si deve arrivare. No? La difficoltà è quella sempre di fare attenzione, soprattutto quando abbiamo i numeri interi che si approssimano, di tagliare nel punto giusto e non perdersi l'elemento di mezzo, come ho fatto, o non contarlo due volte. Ecco. No, questo dovrebbe funzionare. Ricorsione, fusione del vettore dal punto A al punto B, tenendo conto che il punto di taglio era C. Questa è la mia procedura ricorsiva, né più né meno che quelle 5 istruzioni. Il lavoro lo fa il merge, che è
la stessa cosa che abbiamo fatto prima, nei primi 20 minuti di lezione. Un pochino più incasinato, perché non ho due vettori chiaramente A con indice A e B con indice B, ma il vettore è uno solo, che ho chiamato V, e quindi gli indici sono un po' diversi, no? Da dove cominciare a dove finire. Quindi qui ho chiamato a sinistra e a destra, l'indice nella parte sinistra e la parte destra. La parte sinistra va da A a C escluso, dicevamo prima, e la parte destra va da C compreso a B escluso. E quindi la parte sinistra, che comincia da A compreso, deve arrivare a C escluso. La parte destra, che comincia da C compreso, deve arrivare a B escluso. Ma detto a parole, si capisce, vedendo solo il codice uno può chiedersi perché. E poi per confrontare l'elemento che sarebbe A di indice A e B di indice B, in questo caso è sempre V il vettore, ma l'indice a sinistra e l'indice destro, ovviamente non li posso confrontare direttamente, userò il metodo compare del comparatore, perché questi sono oggetti generici, di tipo comparable. Certo, no, scusate, non necessariamente di tipo comparable, ma di cui esiste un comparatore di quel tipo. E nel caso incremento gli indici e aggiungo l'elemento al vettore risultato. E poi ho i due cicli per svuotare la coda, vuoi della metà sinistra, vuoi della metà destra. Identico prima, un pochino più complicato. E alla fine prenderò gli elementi del risultato e li travaso di nuovo nel vettore nelle posizioni corrispondenti. Quello che è sotto codice era A uguale B. No, la porzione di A che, su cui devo lavorare è uguale il vettore B di appoggio. Io qui poi per ragioni molto tecniche di Java ho dovuto fare in modo che il vettore risultato fosse un array list e non un array vero e proprio, perché in Java non è possibile costruire un array di tipi generici. Quindi, ma è la stessa cosa, sappiamo che l'array list internamente usa un array e quindi per aggiungere un elemento ho usato il punto add, ma direi che sono dettagli che non cambiano per nulla l'algoritmo che abbiamo implementato qua nella complessità, perché attenzione, qui non ho messo genericamente list, ho messo esplicitamente array list, perché forse una linked list mi cambia tutto, mi cambia tutto, beh, in questo caso no, perché aggiungo in fondo e poi copio dall'inizio, ma il metodo get della linked list in questo caso non l'ho usato, non l'avessi usato, ha una complessità diversa. Ok? Allora, questo qui, possiamo fidarci, possiamo provarci, ricordate che questo progetto lavorava su un'ipotesi di ipotetici studenti. Io ho provato a modificare il main dicendo fammelo ordinare con l'algoritmo merge sort e poi cambiando il comparatore, e almeno ieri funzionava, questo ordinato per matricola mi dà ordinati per matricola, se lo dovessi ordinare per nome me lo dà ordinato per nome e così via. Ma il risultato è fortunatamente lo stesso identico che avevamo, su 10 elementi ovviamente non ha neanche senso prendere i tempi di elaborazione e confrontarli con quelli dell'insertion sort e compagnia bella, anzi probabilmente sarebbe più lento, perché è vero che ho di n log n, però il numero di copie, di operazioni di copia che deve fare è maggiore, ma i vantaggi si vedono che, ovviamente sulla lunga distanza. Allora, qui è carino questo sito di cui vi ho messo il link nell'ultima pagina, fa vedere come lavorano i vari, graficamente come lavorano i vari algoritmi di ordinamento. Prendo dei numeri, questo qua, in questo caso è il merge sort, adesso bisognerebbe guardarlo più volte, no? Però si vede che lui lavora a coppie, poi via via le coppie coppie di coppie vengono messe vicine, vengono ordinate, e poi l'ultimo passo prende, vedete, lo rifacciamo adesso, la metà superiore del vettore che è già ordinata, la metà inferiore che è già ordinata, e le mette insieme. E l'ultimo passo è questo, no? Il passo di fusione.
Quindi potete giocare anche visivamente, capire come lavorano. Inserimento, vedete che prende l'elemento e spinge gli altri in giù. Il selection invece parte dall'inizio, cerca il primo, cerca il secondo, cerca il terzo, cerca il quarto. No. Secondo me, aiuta, non ci passa più, le selection sort, lui con calma si fa su n quadro, tranquillo, senza fretta. E poi ci sono altri algoritmi. E qui è carino questo sito perché può far vedere, ad esempio, che un merge sort, nel caso di elementi che fossero già quasi ordinati, in realtà ci mette lo stesso tempo, perché il lavoro che fa è lo stesso. Se tu avessi un session sort, invece, è velocissimo, perché scambia solamente, sapete che il session sort prende l'elemento, lo tira indietro fino a quando non trova il punto giusto. Ecco, se gli elementi devono spostarsi di poco, viaggiare poco, è molto veloce. Quindi per insiemi quasi ordinati, il session sort è più veloce del merge, di sicuro, indipendentemente dal numero di elementi. È chiaro che se gli elementi fossero al contrario, lui ne prende uno per uno e gli fa fare tutta la strada, con calma. Mentre invece il merge, essendo ricorsivo, ci mette lo stesso tempo. Plus. La cosa carina è che li puoi far partire tutti insieme e vedi chi vince prima, no? Vabbè. I tre di sinistra, che sono i tre n quadro, con 20 elementi, non solo, comunque arrivano per ultimi. È tre colonne di sinistra. Questi qui sono tutti ricorsivi. Sono tutti n log n. No? E si vede. Vogliamo provare a farlo con 50 elementi. Adesso non ci sta tutto qua, dovete farlo su uno schermo più grande, ma. Vabbè, lasciamolo lavorare, no? Vediamo che i nostri algoritmi ricorsivi, merge sort è già arrivato a metà strada, sta facendo l'ultima passata, e questo, il selection, è ancora lì, poverino, che sta cercando i suoi massimi, no? 50 elementi, ok? Quindi la complessità, la differenza di complessità, da 50 al quadrato e 50 per log 50, comincia già a sentirsi. Beh, lasciamolo fare, che se non si offende. Allora, sugli algoritmi di ordinamento ci sono due cose ancora che voglio dirvi, tre. Una è, qui c'è come titolo un altro algoritmo molto famoso di ordinamento, in cui chi l'ha battezzato è stato molto ottimista, che l'ha chiamato Quicksort, molto famoso. Non stiamo a entrare nel dettaglio, a vederlo. È un altro algoritmo ricorsivo, chi lo vuole andare a vedere, è carino perché fa il lavoro inverso rispetto al merge sort, nel senso che fa il passo di ricombinazione, che è nullo, e il passo di divisione in cui fa del lavoro. E nel passo di divisione lui cerca, nel modo più rapido possibile, di trovare un elemento il cui valore sia più o meno metà del vettore, più o meno la mediana. Cerca di inventarsi la mediana. E poi divide il vettore in due metà. La prima metà è fatta di disordinata, ma di tutti gli elementi minori della presunta mediana, che loro chiamano pivot, pivot, cioè l'elemento di scelta, e la seconda metà è fatta di tutti gli elementi che sono maggiori del pivot. Se lui riuscisse a beccare esattamente il pivot uguale alla mediana, per colpi di fortuna o altro, allora avrebbe esattamente una divisione a metà del vettore, e quindi uno schema di ricorsione uguale, dove però, qui il ragionamento che abbiamo fatto sul merge sort, sulla complessità n log n sarebbe lo stesso, la differenza è che il lavoro lo fa nella fase di divisione, non in quella di ricombinazione. In quella di ricombinazione semplicemente si trova i due vettori già fatti, già il vettore messo a posto, perché l'ha diviso sinistra di qua, destra di là, poi devo semplicemente ordinare la sinistra, ma è già al suo posto, non devo più spostarla. Gli elementi a destra sono già tutti maggiori di quelli della sinistra. È un modo diverso di approcciarlo, dove c'è un pochino più di difficoltà nel scegliere bene il pivot. Dove la mediana la posso calcolare, ma il calcolo della mediana è un O di n a sua volta. Quindi ci sono i metodi veloci per sceglierla, tipo prendere tre elementi a caso, prendere quello di mezzo tra i tre, insomma. C'è tutta una letteratura sulla scelta del pivot nel caso del quicksort. Se hai scelto bene, ha la stessa complessità o forse migliore del merge sort stesso.
ma non ci interessa fare metà del corso sugli algoritmi di ordinamento. L'altro algoritmo di ordinamento che invece ho lasciato nelle slide, questo non ve l'ho messo nella versione, c'è solamente il titolo. C'è invece un altro algoritmo che si chiama Counting Sort. Non so se lo prenderemo più avanti. È un esempio di quegli algoritmi di ordinamento con complessità lineare, o di n. È quello delle carte, no? Che io quando prendo il 4 di fiori so già dove metterlo. Prendo gli elementi e nel momento in cui prendo un elemento posso già calcolare la posizione in cui andrà a finire. E per calcolarlo devo fare un passaggio prima di calcolare delle frequenze, di fatto di farmi gli istogrammi delle frequenze. L'ho lasciato perché magari come ragionamento può essere utile, l'applicabilità pratica è molto bassa, no? Non si usa quasi mai. Casi di questo genere, se li dovessimo incontrare, andiamo a riprenderlo, ma per il resto era solo per lasciarvi un esempio di un algoritmo di complessità lineare. In realtà, dal nostro punto di vista, questo, diciamo così, lunga chiacchierata di un paio di lezioni e mezza sugli ordinamenti ci serve soprattutto per fare ginnastica con la ricorsione. Nel caso pratico, gli algoritmi di ordinamento, o almeno un algoritmo di ordinamento, è già implementato nella libreria standard Java. Dobbiamo capire come funziona, capire come usarlo. E in particolare c'è un metodo sort della classe collections. Infatti è la classica domanda, no? Che salta fuori nei corsi di algoritmi in cui gli fai vedere 12 algoritmi di ordinamento diverso, poi arriva sempre il titolo che dice: ma senti, ma quale algoritmo di ordinamento devo usare? Allora c'è chi si lancia in dotte disquisizioni sul fatto che se i dati sono messi così, allora conviene questo oppure quell'altro, se no la risposta che si dà è: usa quello che c'è già implementato nel sistema. A meno che tu non abbia proprio un grande motivo per non usarlo, ma di solito. Quindi se uno programmasse in C gli direi usa il quicksort, che è già implementato, si chiama qsort come funzione di libreria. Se uno programma in Java gli dico usa collections.sort, che andiamo a capire che cos'è. Ci sono già, è una funzione talmente, diciamo così, importante che è già implementata nelle librerie di sistema. Non stiamo a implementare noi lo stesso algoritmo, che sicuramente sarà meno efficiente della gente in gamba che ci scrive le librerie. A meno che ovviamente ne sappiamo più di loro, non tanto sugli algoritmi di ordinamento, ma ne sappiamo più di loro sui dati su cui dobbiamo lavorare. Allora in quel caso magari ha senso, no? Implementare un algoritmo diverso. Allora, per questo lavoro e altri, facciamo ricorso alla classe che si chiama Collections. Attenzione con la S in fondo, non Collection. Collection è un'interfaccia madre di tutte le interfacce delle collection. Collection singolare. Collections con la S è una classe statica che ha solo metodi statici. No? Quindi funzioni di utilità varie da applicare a collection. Uno di questi metodi collections qui ha dei metodi per, ad esempio, convertire una collection in un'altra, costruire una collection da un vettore, insomma, se andate a vedere la classe collection, questa frase qua è copiata direttamente dalla documentazione. Consist exclusively of static method that operate on return collection. È una classe di utilità, che lavora, svolge vari lavori utili sulle collection in generale. E quello che ci interessa sono due implementazioni di un metodo che si chiama sort. Il primo metodo, public static void ovviamente, sort elementi, scusate, ordina una lista di elementi generici T, di qualunque tipo purché T sia una sottoclasse di comparable. Scusate, sì, implementi una sottoclasse di comparable. Lasciamo perdere la sintassi complicata sui generics qua. Se io ho una classe T che è un comparable, ok, ricordate, comparable è implementare il metodo compareTo
per definire l'ordinamento naturale. Quindi se ho una classe T che ha in sé definito un ordinamento naturale, posso chiamare il metodo collections.sort su qualunque list, quindi linked list, array list, quello che volete, di oggetti di quella classe. Oppure, più in generale, posso chiamare il metodo sort passandogli una lista e un comparatore C. Se non voglio usare l'ordinamento naturale o per quell'oggetto non è definito, posso definire un comparatore o usare un comparatore. Così come avevamo fatto nei nostri esempi, gli passavamo il comparatore al metodo di ordinamento. E quindi useremo esclusivamente questo. Il metodo sort, con un parametro solo che è una lista, ordina la collection in ordine crescente, secondo l'ordinamento naturale dei suoi elementi, che devono essere tutti comparable. Vabbè, e a 2 e 2 deve essere possibile chiamare compare to sugli elementi. Questa informazione ci può essere utile. Questo ordinamento è stabile, nella definizione di stabile che avevamo dato all'epoca, quindi non cambia d'ordine gli elementi senza motivo. La cosa interessante, quindi tutto preso dalla documentazione, ma ho estratto le frasi che era più interessante commentare, ma andatevela a leggere perché spiega meglio cosa fanno. Questa implementazione è un merge sort. Cioè è un'implementazione un pochino più furba del merge sort. Quindi il merge sort che abbiamo visto noi, l'hanno usato per implementare, quando noi chiamiamo collections.sort, usa al suo interno un adattamento dell'algoritmo merge sort e dice, in più gli abbiamo dato un colpetto per far sì che quando il vettore, la collection di ingresso, è parzialmente ordinata, faccia molte meno operazioni di n log n. No? Una cosa che avevamo osservato sul merge sort è che anche su un vettore quasi ordinato lui faceva esattamente lo stesso lavoro. Non prendeva vantaggio alcuno dal fatto che il vettore fosse parzialmente ordinato o quasi ordinato. Mentre invece dentro, qui non ci dice il dettaglio di come, ma se andate sulla documentazione vi dà il link a un articolo di un ricercatore che ha proposto questo algoritmo, è stato implementato. Quindi dice, se il vettore d'ingresso è quasi ordinato, questo, quindi magari ho aggiunto degli elementi, devo semplicemente riposizionarli, ho modificato qualcosa, devo adattare qualcosa che è già quasi ordinato, mi posso attendere una complessità circa lineare, circa n. Nel caso generale è un merge sort, quindi è un n log n. Quindi sembra che abbia quasi tutti i vantaggi che ci possiamo aspettare e quindi possiamo utilizzarlo. Quindi, dal punto di vista pratico, ogni volta che abbiamo una collection e vogliamo ordinarla, per le collection per le quali abbia un senso, no? Non posso passargli un set, perché un set non può essere ordinato, per definizione i suoi elementi non sono ordinati. Potrei fare collections.asList di un set, che è un metodo che prende un set, lo traduce in una lista e poi ordinare questa lista. Okay. Non si può applicare ad altre collection che non abbiamo ancora visto, che sono già ordinate, per natura, no? Come quelle basate su alberi, perché essendo già ordinate in un certo modo non posso riordinarle perché sarebbe violentare l'ordine interno delle collection, ma sulle liste, no? Si può applicare. Ok, oggi con questo chiudiamo il tema ordinamenti, domani invece faremo un po' di esercizi, anche pratici, compresi quei giochini del cavallo e delle regine che avevo già accennato la volta scorsa, sulla ricorsione, così entriamo nei problemi di ottimizzazione. A domani.